procediamo con la prima delle Residence Roundtable. Quest'anno abbiamo introdotto un nuovo formato di tavola, due o tre specializzandi o giovani urologi, l'uno contro l'altro armato, ed ecco perché per questo si chiama Roundtable. In questa occasione si parlerà del T1, G3, trattamento con... Buongiorno a tutti, grazie a Pierfrancesco Larassonde dell'invito. L'argomento è datato ma ancora attuale. I patti con i due contendenti sono che si manterranno nei 7 minuti. Stamattina è successo che spesso volevamo provare a discutere quello che è stato detto, non ci siamo riusciti. In questa mezz'ora necessariamente discuteremo, questi sono i patti. Siete autorizzati per assurdo a interrompere il relatore mentre sta parlando se vi avete una burning question. Allora, in quest'aula per un T1 G3 diciamo a basso rischio singolo senza CIS associato, quanti pensano che sia ragionevole mettere l'indicazione a una cistectomia immediata? Potete alzare la mano? Nessuno. Quando ho chiesto ad Agostino che argomento volesse fare, ha detto la terapia conservativa. Quando ho chiesto a Soazzo che argomento volesse fare, ha detto la terapia conservativa. E hanno ragione, a naso. Poi il dottor Soazzo gentilmente ha ripiegato sulla terapia invece di ablazione veloce dell'organo. E quindi diamo al dottore D'Agostino la parola per la terapia conservativa.